Si sa, i tedeschi sono affezionati al bel paese e all'Abruzzo in genere e sono stati resi noti questa mattina in Consiglio regionale a Pescara i risultati ottenuti dalla regione Abruzzo a seguito di educational turistici proprio nei mercati tedeschi. Nello specifico è stato presentato il progetto che prevede l'arrivo in Abruzzo di turisti tedeschi nell'ambito di un programma avviato dal governo tedesco che ha l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei propri connazionali, come ci riferisce Daniele Damario, sottosegretario alla giunta regionale. Allora, noi abbiamo iniziato un progetto con un educational organizzato a settembre 2023 che ci ha permesso di ospitare 23 tra i maggiori tour operator in Germania. In Germania il Ministero della Salute ha messo su un progetto che, tra virgolette, cofinanzia le spese delle persone che scelgono di passare le vacanze all'estero proiettati in una vacanza salutistica. Devo dire che quindi, grazie all'operato di questi 23 tour operator, oggi l'Abruzzo è nei maggiori cataloghi turistici della Germania. I primi gruppi sono arrivati già a giugno quest'anno, numericamente non so dirlo, ma sono circa più di 1.000 persone che già hanno raggiunto l'Abruzzo, è un progetto che ci permette soprattutto di stagionalizzare perché parliamo di arrivi principalmente nei mesi di giugno e di settembre, devo dire che tutti sono molto entusiasti dell'Abruzzo perché sono entusiasti soprattutto del nostro territorio. L'Abruzzo si candida ad essere quindi una meta importante in Germania per il turismo legato alle esperienze, legato alla salute. Insomma, l'Abruzzo fa bene. Ora l'obiettivo è quello di destagionalizzare il turismo per far raggiungere non solo i tedeschi, ma anche da altri paesi nei mesi non di alta stagione.